68 c'è entrata, vi racconto un pochino la mia storia. Nel 77, novembre, esattamente 40 anni fa, inizio come volontario nell'ospedale psichiatrico di Brescia, allora si chiama ancora ospedale psichiatrico provinciale. Questa è una bellissima immagine in cui si vedono due bambine, vi dico solo che a Brescia, che non è una città di retroguardia, almeno così si dice, si pensa, se un bambino appartenente a una famiglia povera, per esempio anche di contadini, avesse avuto una crisi epilettica da piccolo, se non aveva soldi veniva portato in ospedale psichiatrico dove aveva la sua vita. Se avessero diagnosticato come, allora si usava dire, freno astenico, cioè insufficiente mentale, dopo qualche anno, visto che a scuola non ci andava, e sarebbe morto lì, comunque a distanza di qualche anno. Questo era grosso modo la metà dei ricoverati dell'ospedale psichiatrico quando ho cominciato a fare i volontari nel 77. Devo dire che di fronte alle visitazioni sono stato molto incoraggiato da chi mi poteva incoraggiare. Ricordo appena mio padre seppe di questa mia vocazione psichiatrica, mi fermò davanti al cancello di casa e mi disse: ma insomma, vuol dire, con tutti i dati che c'è da fare, volevo un psichiatra. Per l'ennesima volta ha avuto deludermi. Questo è stato il primo incoraggiamento di mio padre. Però poi è arrivato anche il primario, che appena mi vede arrivare, io ero abituato, quando si andava a fare tirocini in ospedale, che si portava il libretto per far vedere cosa facevi al professore, vado al direttore dell'ospedale psichiatrico, con il mio libretto lo guardo e dico: ma scusi, ma lei cosa ci fa qua? Ma lei è bravo, ha dei buoni voti, cosa si fa in ospedale psichiatrico? Ma per carità, fa. Io, quando sono arrivato qui tanti anni fa, prima facevo il medico nella casa di tolleranza, poi l'hanno chiuse, per cui sono andato a fare il medico militare. E poi è che il medico militare non potevo più farlo, perché ci voleva quelli di ufficiali medici, gli esperti non poteva più, e sono andato in manicomio, dove la legge a suo tempo li faceva diventare tutti primari, cioè ogni reparto aveva il primario, la legge Mariotti nel 68. E io comincio così, mi ricordo una collega che quando io animato la fuori di fare, entravo da lì, c'era la portineria, anzi la portineria di qua, entravo in reparto, andavo sparato, e per andare in reparto mi fermo e mi dice: ma cosa fai in reparto? E come cosa sto a fare quello? Ma no, sta qui in portineria con noi, parla con noi. Vabbè, e insomma, francamente, sono passati gli anni, ma il lavoro di lavoro mi è rimasto, per fortuna. In compenso in portineria ci stavano colleghe, che una di quelle che stasera va alla controconferenza, che allora passava la sua giornata a scrivere letteracce al direttore contro le malefatte che facevano i psichiatri, peccato che era psichiatra anche lei, e peccato comunque che il paziente non andava a vederli. È rimasta questa passione, continua a fare controconferenze, controarticoli, devo dire, per cui chi vuole andare a sentirla, cioè sempre lei, la dottoressa Ferrari Radi non è cambiata. E passano gli anni, ma le cose rimangono costanti. Un amore duraturo. Eh sì. Allora? Beh, facciamo così. Che facciamo? Perché sei bloccato? Sei stufato di sentirmi? Si rifiuta di... Ma proprio non si rifiuta, la Ferrari Radi non porta ieri. E tu dovrai nominare in barra. Non solo. Tecnico. Successivo. Ecco, qui è il glorioso momento della laurea, tra l'altro rimandata di 20 giorni. Di 20 giorni perché la devo lavorarmi a settembre, poi invece c'è uno sciopero dei, che ne so, dei bidelli, non so che cosa, e a questo punto mi dicono: no, oggi non può lavorarsi perché c'è un sciopero, ma state scherzando. Ho avuto giù ricordandomi degli anni di liceo, il picchetto, poi invece sta calmo, mi sono lavorato qualche giorno dopo, il 30 ottobre. E vedete il professor Cazzullo, professor Cazzullo, che è davanti a me, quel giorno praticamente sorridente e gentile, come spesso era. Questo tsunami è quello che ha rappresentato per tanti di noi, tranne che per la dottoressa che non nomino perché non voglio che si blocca ancora, la 180 ci ha trovato totalmente sprovveduti. Io mi ricordo in ospedale psichiatrico, ero nel reparto 9,
quando vediamo in televisione che è passata la legge Basaglia, ma noi non festeggiavamo, diciamo, cosa facciamo adesso? Boh, non si capiva bene, eravamo totalmente impreparati, non sapeva che fare, non si sapeva cosa vuol dire essere psichiatri, cioè è una confusione più totale, veramente. Ricordo che lo stesso stato di discoramento, di sicurezza, di che si stava parlando in quel momento, era lo stesso comprovato 15 giorni prima, quando sempre sul televisore, nello stesso reparto ospedale psichiatrico, avevo assistito, mentre facevo il volontario lì, quando hanno ritrovato il cadavere di Aldo Moro in via, come si chiamava, perfetto. Cosa sta succedendo, ci chiedevamo, non c'era certo questo entusiasmo rispetto, cioè Brescia sicuramente è una città di retroguardia dal punto di vista psichiatrico, però insomma c'era una gran paura. Una battuta, il 71-79 non era il 180, il 35-78, ma il mio resto all'ospedale che per qualcuno ha rappresentato davvero un po' lo tsunami, per cui insomma mi spiace, ma è andata così. Torre di Babele, questa confusione, mi ricordo che mi ero riuscito a un corso di tremutogeno, stavo pensando di fare un corso di ipnosi, ho provato a portare il professor Trabucchi a fare un corso di psicofarmacologia, mentre che ero matto, cosa se facevano i farmaci con i pazienti psichiatrici, mi dicevano i miei colleghi, cioè una confusione più totale. Ecco, in questo ambito di confusione, insomma, a un certo punto cerchiamo di fare qualcosa, nel frattempo arriva nel 78 il professor Mentini, e visto che scoprì che costavano troppo pubblicare sulle riviste italiane, costavano un sacco di soldi, la bocca studio che ottenne allora era 500.000 lire dalla banca in cui lavorava mio padre, una commerciale italiana, me la sono consumata tutta per la prima pubblicazione. Allora pensai che forse la cosa migliore era creare una nostra rivista, se questo è più economico, e qui nasce Psicopatologia, che ha avuto una buona fortuna, tra l'altro il professor Amore, che non ha potuto venire all'ultimo momento, Iannini, tante persone hanno pubblicato su questa rivista in quegli anni, che usciva, stampavamo di notte, io, Livio Benzoni, per la felicità della mia ex moglie, a distanza di tanti anni, poi erano i nostri pazienti che la compilavano, abbiamo fatto un sacco di cose carine con questa casa editrice. Vi faccio notare semplicemente una cosa che si cominciava a uscire a Torre di Babele, nel primo libretto che ho scritto insieme ai miei colleghi, il mio amico primario, dottor Robotti, che è lì, questo libretto è Litio Rubidio, Farmacologia e Terapia, nell'85, quindi un bel po' di anni fa. Sono molto fiero di questa cosa, non so come l'ho trovato, ho ribaltato tutto lo studio, sto provando di trasloco per quando andrò in pensione il 1° maggio, per cui insomma alla fine l'ho trovato e sono felicissimo. Andiamo avanti. Ecco, questo è il professor Mentini, persona dolcissima e a questo punto veramente una persona molto cara per me. Come si fa qua? Eccolo qua. E gli ho dedicato questa canzoncina, perché veramente se la merita, ci manca molto, veramente. Sono diventato un po' tristi, però insomma è veramente stata una persona, come psichiatra non era un gran fenomeno, devo dire, ecco. Però sul piano umano meraviglioso, si è fatto crescere tutti, si è fatto divertire, poi c'è da dire che è arrivato a professor Sacchetti, per cui insomma paragone, ha fatto figurone, insomma, ecco, è una roba sconvolgente, ecco, è stato anche facile, però devo dire che lo ricordiamo con grande affetto, molto piacevole. Revisioni diagnostiche, lotta cronicità. Ma sempre detto ai colleghi, io sono una persona estremamente semplice, come si vede oggi stranamente, mi hanno visto in ospedale stamattina andare, sono andato a versare il mese in ospedale, una segretaria non mi ha riconosciuto quando sto con la cravatta, sai che non l'ho riconosciuta, di solito sono molto più, oggi per voi mi sono messo la giacca. Ho sempre detto ai miei colleghi, fin da sempre, tanti qui davanti a noi, quando erano tutti più giovani, che i primi a caratteristica siamo noi, quando non crediamo che se il paziente non sta meglio, non è che per forza lui è sicuramente cronico, forse noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per farlo star meglio, e partendo da quello che siamo arrivati alla terapia decursivante. Abbiamo fatto un convegno tanti anni fa che mi ha chiamato gli irriducibili, che a molti non è piaciuto come titolo, ma volevo dire questo, cioè non dobbiamo arrenderci, quante volte ci capita di iniziare una terapia farmacologica, altre ancora improvvisamente quando arriviamo alla decima, questo paziente sta bene, non capiamo bene perché, ma perché non ci siamo resi, siamo andati avanti, e questo è fondamentale. L'altra cronicità, cioè
quanto è facile cambiare la diagnosi, dire quel borderone, borderaccio, a questo punto non sei mica noi che non siamo capaci di curare, è quello stronzo che non può guarire, no? Ma per carità, cioè creiamo conicità. Poi ci ritorniamo su questo punto qua, lo stesso che dice le diagnostiche. Quando ero giovane erano tutti schizofrenici, non so, è mica appena ospedale psichiatrico, mi ricordo, adesso non faccio nomi, però insomma, un paziente che urlava un matto in servizio di diagnosi cura in clinica psichiatrica, continuava a urlare, ah senti, sicuramente schizofrenico. Un altro ragazzo che è stato bene nel togliere gli antipsicotici e in certe terapie con litio e destabilizzanti l'umore, che lui pensava di essere un uccello e si buttava alla finestra cercando di volare, sicuramente schizofrenico. Si ha coraggio di dire allora che una persona che si sentiva Dio in persona, di cosa che la Madonna, erano sicuramente schizofrenici, perché adesso ci faremo una risata sopra, ecco. Ma questo lo pensiamo in tanti. Io pensavo che fosse solo in Lombardia, poi visto che non è solo in Lombardia, forse anche altre parti, danno in molto comunque. E abbiamo lavorato molto, c'è stato un periodo in cui mi sono portato tutte le cartelle del CPS a casa che vedevano uno dopo l'altra e ho visto delle cose incredibili, per certi versi divertenti, per altre volte drammatiche, però mi è servito molto e penso che sia servito molto. E sapere questo mi piace molto, l'ho cambiata. E quando ero più giovane dicevo bisogna cambiare gli occhiali, poi mi è sembrata molto offensiva, allora ti ho preparato invece questo libro che vi consiglio di leggere, pensavo fosse introvabile, è perso naturalmente, l'ho comprato quando ero molto giovane, però visto che c'è ancora trovo su internet, costa 3,50 euro, quindi la portata di tutti, è un libro favoloso, meraviglioso, in cui Marangoni, che è un critico d'arte incredibile, fantastico, demolisce tanti grandi critici d'arte del suo tempo e davvero ti insegna a leggere un'opera d'arte con veramente la stessa cosa noi, cioè riuscire a vedere, cambi gli occhiali, mettiamoci, vuol dire, è possibile che tante volte vediamo un paziente e cerchiamo di, non è possibile fare una diagnosi guardandolo, ragioniamoci, raccogliamo la sua storia, il suo divenire, cioè mettiamoci un po' di impegno e le cose cambiano, pensiamo in positivo. Se siamo incerti su una diagnosi, scegliamo quella più favorevole a lui e a sua attica. Questo è fondamentale. Mezzuchino mi piace molto, la reazione che facevo karate, è una parola dei samurai giapponesi che vuol dire sapere vedere oltre le montagne. Non fermiamoci alla prima cosa che vediamo, ma cerchiamo di vedere oltre. È quello che diceva sempre Atanasio, cioè la terapia di disse Gabriele, cioè la terapia dei disturbi polari, per esempio, non è la terapia del momento, ma io devo già pensare quando imposto la terapia che ne sarà di lui fra 6, 7, 8 mesi, cioè questo va sempre, dobbiamo guardare lontano e non davvero. E questo è una cosa che ci ha caratterizzato come gruppo, sono felice, anche se presto me lo vado in pensione, di essermi andato bene e che i miei colleghi lo condividano. Ecco, qui arrivano due eroi. Primo Carlo Gozzo, con cui ho fatto un sacco di cose, è andato via perché c'aveva i suoi pazienti da vedere, e ora quello che si permette di registrare l'incontro di oggi. Carlo è questo qua, lui. E questo nessuno ci crederebbe, ma è Fabio Lucchi un po' di anni fa. E proprio guardatelo. Sono cambiato anch'io, ma anche lui è cambiato. E sono diventato una mano rossa, perché vuol dire, non è che ti metti a cambiare un'organizzazione da solo, devi riuscire a capire. Chi c'è i numeri, tenetelo stretto e lavorare, ecco. Poi Fabio si è un po' stufato, che chiedevo sempre a lui, se è andato per qualche anno, ma poi è tornato per fortuna, perché giustamente diceva che si deve chiedere a me, e questo è un errore di uno che fa il capo, che a volte chiede sempre a quello a cui si aspetta che possa dare, ma poi alla fine diventa pesante, però poi è tornato. Voi non ci crederete, ma io sono stato un sacco di volte prima a Arezzo e poi a Trieste, qui stupiremo il professor Schurter, ma voglio dire, sono state le mie frequentazioni pericolose degli anni, primi anni 90, e devo dire che sono molto contento di averle fatte. E tutto nasce da Martini. Paolo Martini è uno psichiatra, secondo me uno dei più grandi psichiatri d'Italia del secolo scorso, per gli anni di quest'anno, di Arezzo, aveva creato ad Arezzo un'organizzazione spettacolare, veramente una persona unica, una persona. Un uomo che aveva le sue motivazioni per essere così, una lunga storia che ci vorrebbe la sera per raccontarlo, ma non raccontiamo. Figlio di uno psichiatra, nipote di uno psichiatra, suo padre è stato in campo di concentramento, era stato fatto fuori da Pirella nella nomina del direttore, il papà dell'ospedale psichiatrico, non volevo raccontare, ma lo racconto. E a questo punto lui era sicuramente un progressista,
ma che veramente tollerava molto, molto male i triestini. E io allora mi dico, perché un po' andavo da Arezzo, un po' andavo a Trieste, da Martini imparo un sacco di cose. Martini è stato con noi il consulente per il superamento dell'ospedale psichiatrico Brescia. Nel frattempo ero diventato nel 93 con la funzione, nel 94, 1984, primario di ruolo, e mi ha mandato anche i compiti di superare l'ospedale psichiatrico. E Paolo Martini venne a Brescia diverse volte, andò tante volte da lui, per riuscire a chiudere l'ospedale psichiatrico. C'è da dire che l'ospedale psichiatrico Brescia, più di 180, c'erano 500 pazienti scarsi, la maggior parte delle missioni dell'ospedale psichiatrico è stato fatto negli anni 50 e 60. Io mi ricordo il mio libro di farmacologia, che era un libro rosso con il bordino bianco, che è il Meyer, se ricordo bene, in cui scrivevano, un libro americano, in cui scrivevano che la dimissione degli ospedali psichiatrici era stata fatta per merito dei farmaci antipsicotici. Questo potrebbe essere anche vero, però sentendo voi stamattina stavo riflettendo su questo. Se fosse vero questo, ma cosa perché si dimentica dell'ECT? Che nasce, come sappiamo, in quegli anni, non viene proprio citato. Però mi chiedo, visto che i farmaci psicotropi sono addirittura migliorati, con qualche costo, caspita, sicuramente sono migliorati, sono arrivati, adesso un po' non succede niente di nuovo, però ne sono usciti tanti. Non dovrebbe esserci più pazienti cronicizzati, dovrebbe essere tutti meglio, non è così. Noi abbiamo, e questo l'ho imparato da Paolo Martini, ma anche dai triestini, abbiamo una spesa incredibile per le strutture protette, in cui abbiamo più pazienti ricoverati oggi di quelli che vanno in manicomi allora. Io non voglio riaprire i manicomi, meglio la comunità, per carità. Però, allora, se i farmaci ti permettono di dimettere, come mai queste persone, allora, torniamo alla lotta cronicità? Cioè, mi viene anche a pensare, quando stamattina, non ricordo che il relatore faceva, forse short proprio, parlava del discorso del conflitto di interesse fra le case farmaceutiche e il discorso della cronicità, e io ce lo metterei anche nelle cooperative che gestiscono la comunità, perché ragazzi, se cominci a far stare meglio queste persone, dall'ospedale fate i miei fratelli a suo tempo, con Fabio, con Carlo, con gli altri, siamo riusciti a portare fuori 50 persone, mica con la terapia non funzionata, non avevamo semplicemente con una diagnosi corretta, con la terapia farmacologica corretta. Un paziente trattato correttamente, con la terapia antidepressiva, torna per la sua. Una collega della clinica psichiatrica, che prima lavorava con me, clinica psichiatrica di Brescia adesso, disse a una paziente che più volte ha tentato di uccidersi, a questa signora disse, sì, va dal dottor Fazzari, le fa l'elettroshock e poi le manda a casa. Questo dopo diversi tentativi di suicidio, di cui uno si era defenestrato al terzo piano, rompendosi le anche in modo rovinoso, e si era beccato una diagnosi brillante di disturbo istrionico di personalità, perché chiaramente quello che fa l'attore si butta alla finestra, no? Cioè, è molto importante, è molto facile questo, no? Questa signora, è vero, ha fatto l'elettroshock. È vero, è una casa. E si è buscata in pensione, e sta proprio bene contenta. Quando mi ha incontrato per strada, sono passati 5 anni più o meno, ho fatto due cicli diversi in stanza 3 anni, però voglio dire, sta bene, mi sto facendo una passeggiata su un lungo fiume con mia moglie, mi ha incontrato, abbracciato, baciato, mi ha presentato il marito, e poi sono tornato a casa, proprio così, questo è sconvolgente. Qui c'è Rotelli che quando gli dissero, il mio amico Gian Butturini, che è quello che mi, un grande fotografo bresciano, purtroppo mancato, che mi chiamava Giuseppone, cioè per dire due giganti, un piccolo di mano mi chiamava Giuseppone, vabbè. Era molto amico di Rotelli perché era stato il fotografo ufficiale di Basaglia, per cui aveva la possibilità di andare riverito dai vari Rotelli, dall'Acqua, Reali e giù di lì, no? E diceva Rotelli, ah, adesso Giuseppe è il primario, chissà che cose belle farà a Brescia. E Rotelli dice, ma insomma, vediamo, lasciamolo fare, vediamo. E c'aveva ragione, perché adesso dall'Acqua non è molto contento del fatto che fa terapia da convulsivante, che faccio queste cose qua, queste brutte cose, veramente. Però insomma, devo dire che le frequentazioni, confesso che sono state, per me sono state molto utili, non rinnego niente, sono molto contento che abbiamo un'organizzazione fortemente territoriale, che non è assolutamente in conflitto col fatto di dedicare tutte le energie che possiamo attraverso il CT a delle cose, pazienti gravissimi, la cosa non è assolutamente in contrasto, e veramente sono molto fiero. Proud, dico in inglese, giusto? I'm very proud. Allora, chiuso il manicomio, nasce l'operativa con l'aiuto dei ragazzi, Fabio ritorna, caspita, quando sono riuscito a convincerlo, stavo andando a prendere l'aereo a Verona,
A un certo punto mi chiama e mi dice: ho deciso di venire. Sapete che c'è entrata la macchina, c'è dopo il tuo muro. Tanto emozionato della cosa. Poi conosco a un convegno, una 2-3 anni fa, più o meno, non ricordo, il tempo scorre. Atanasio, e nasce da parte mia grande amore, ma anche da parte sua non scherzava, non mi voleva molto bene, molto bene. Probabilmente sentiva che erano tutti un po' strani, per cui insomma c'è questa affinità timica, diciamo così. Davano i termobili perché, caspita, ha resistito contro tutti. È stato sicuramente il più grande psichiatra italiano, ricordo, lo diceva lui, giustissimo, ha meritato il narcisismo, che quando Hamilton ha corresso di Monte Carlo sentì dire agli altri: ma com'è che lo psichiatra italiano più bravo ha un nome Enrico? Come mai? Cioè, è una grande persona, grazie. E tutto resiste contro tutti, veramente non è stato facile. E quanta gente, mica solo pazienti, anche colleghi devono credere a lui, uno forse si è dimenticato, ma voglio dire, è stato un motore per tanti, tantissimi. E c'è qualcuno che va avanti, tipo Gabriele, che insomma, contiamo molto su di lui. Ah, che palla. Ecco. Non è che nasce con l'incontro con Atanasio, le CT a Montichiari, no, ma con Atanasio si è aiutato a mettere in piedi, e nasce dai pazienti. Io ero fieramente contrario alla terapia decursivale, fieramente, da ignorante, italiano, non c'avevamo niente, non avevamo, l'inglese lo sapevo ancora meno di adesso, e qui immaginatevi voi, letteratura scientifica ce la davano nelle case farmaceutiche, figuratevi, per cui ero contrario come quasi tutti gli italiani. Poi sono andato all'estero, visto, cominciato a leggere qualcosina, capire qualcosina di più in inglese e scopro che tutta la linea guida c'è. E da alcuni pazienti, vi dico solo la prima, per carità, una signora che era 10 anni ricoverata all'istituto Fabio Fratelli, un manicomio privato, 10 anni ricoverata lì, e come gli altri 50 riusciamo a portarla fuori, e essendo repressa, decidiamo, resistente, siamo andati a mandare a Verona, dove la mia amica Bortolomasi, che non so se c'è ancora, no, non c'era, e fa questa terapia qua, esce, e inventiamo, visto che lei per anni aveva lavorato come barista in un bar importante di Brescia, di aprire al nostro centro sudamentale, centro psicosociale che si chiama Lombardia, un barettino che le gestisce per 15 anni almeno, e da allora è sempre stata bene, sempre stata bene. Da allora si è aperta una... Ricordo poi quando c'è un paziente che volevo mandare a Verona, solo che non c'era posto. Questo paziente era gravissimo, aveva tutti i costi di morire, non poteva prendere triciclici perché aveva avuto un blocco intestinale, non poteva prendersi tutti i energici perché sanguinava lo stomaco, una serie di cose, e non sapevo che fare, volevo fare infatti anche lui si vante. Non ho fatto tempo, il posto non c'era, si è impiccato nel suo casino di montagna dove andava a caccia, lui era una persona sui 70 anni, in pensione, appassionato di caccia. Io mi ricordo che dissi, te lo devo, ci riuscirò anche a Brescia a aprire un servizio in cui persone come te possono avere una risposta. Quindi quando questo l'avevo pensato, penso che riesci a essere riuscito. E siamo partiti dopo che ci siamo fatti donare da una casa farmaceutica, voleva invitarci a cena, guarda, stufi di cena, per carità. E se vuoi farci un regalo, ci compri la macchina. Si è comprata la macchina per terapia decursivante. Abbiamo cercato di imparare, in Italia è molto difficile imparare a fare terapia decursivante perché parte Pisa. Siamo andati a cercare di fare qualcosa a Verona, ci ha dato una mano. È arrivato in ospedale un paziente gravissimo, sempre stato bene, faceva camionista, sì, stranezze che veniva solo con la mamma, però voglio dire, sempre lavorato, camionista, si era enucleato un occhio e si era messo sulla finestra della stanza di reparto perché Dio gli diceva di fare così. Contenuto nel letto, ha cercato di rovinarsi anche l'altro occhio, ha fatto tutte le terapie possibili e immaginabili, ho detto ragazzi, se non facciamo lui, voglio vedere se i due roboti se mi mandano in galera perché faccio la terapia usivante. La dottoressa Bologna cercò di resistere, ma sei matto, ma cosa fai? Non siamo capaci, ma non è possibile! E lei, la dottoressa Bologna, ma abbiamo fatto con l'aiuto di Bortolomasi e della sua equipe, che i primi tre sono tutti loro, e da allora particolare tutto il giorno che ne fai il 99% dei trattamenti, e abbiamo continuato e siamo grosso modo su una 50-60 pazienti trattati l'anno,
e circa 550-570 trattamenti l'anno, grosso modo. Non possiamo di più perché questo che è già sono molto criticato dal mondo accademico bresciano, perché secondo me facciamo troppi. Dico perché dicono troppi, comunque va bene così. Comunque l'ho conosciuto alla SOPSI, mi ha insegnato quando era ancora a Radweil in Austria, ho imparato da lui in poche ore più di quello che avevo imparato in tanti anni prima sulla terapia dove si va, è stato veramente illuminante per me. Da allora, dal giorno stesso, siamo partiti a fare il giorno dopo, a fare ultra brief, una serie di cose molto carine. Ian Reed, merito di Fabio che è riuscito a farcelo conoscere, purtroppo prematuramente scomparso, proprio alla vigilia del secondo viaggio in Italia, una persona estremamente simpatica e piacevole. In quel momento era il responsabile della sezione per l'ST della Royal College inglese, e il mio sogno davanti a una bottiglia di, cosa fosse, Barolo, non mi ricordo, qui riuscivo anche a parlare un pochino inglese con l'aiuto del vino, a questo punto dice, ma perché no? Io volevo che ci sognera accreditarci con lo show scozzese. Linda è venuta da noi con il suo gruppo, con le altre colleghe, siamo usciti 3 anni fa a accreditarci e dovevo chiedere adesso come facciamo per andare avanti a mantenere l'accreditamento. E quindi Ian Reed, grande ricordo anche particolarmente affettuoso nei suoi confronti. 3 moschettieri al centro, no? Perché 3 moschettieri? Allora, 3 moschettieri, allora siamo partiti, prima vi ho fatto vedere Carlo Gozio e Fabio Lucchi. Dopo chi c'è? Eccolo qua, Benzoni. Io ho chiesto una fotografia di quando era più giovane, ma non mi è mandata. Allora l'unica foto che ho trovato su internet è questa, è un po' cresciuto anche lui come sono cresciuto io, però insomma sono i 3 moschettieri, con cui abbiamo condiviso questa bellissima avventura di tantissimi anni. Mica solo loro, insomma, sto guardando la Bologna, non è che dovete dire troppi nomi, ecco. Quello ti ho già citato. Quindi. Questo è l'accreditamento del 2014. Ecco, qui ho cercato di focus di quello che ha rappresentato il mio impegno, lo rappresenta anche in futuro, perché se vado in pensione, insomma, io è un mondo che amo, per cui è difficile che possa scappare del tutto. E innanzitutto il disturbo bipolare in bambini e adolescenti. Abbiamo un progetto che va avanti da tantissimi anni e per me fa parte della mia vita, insomma, è troppo importante occuparmi di loro. Non mica avrebbe avuto un grande aiuto nella nostra infantile, ne è dato anche la presenza della dottoressa che non vediamo, vabbè, insomma, così, è così. Però sono contento che il secondo anno in seguito che abbiamo la Wattel con noi, ho avuto grandissime soddisfazioni, mi fermo lì, dove dire altre cose, ma poi sarei troppo narciso, per cui non le dico. Qua invece mi soffermo, questi sono i survivors. Sono un mare di gente, sono diverse decine, solo con me, poi con i miei colleghi sono tutti di più, siamo tutti insieme, di gente che hanno avuto un sacco di diagnosi sballate, disturbo border, disturbo narcisistico, disturbo istrionico e chi più che ne metta, che hanno tentato e mancato i suicidi innumerevoli volte, che da quando fanno litio, clozapina, sono felice che si parlava di clozapina stamattina, clozapina a basso dosaggio per noi è la regola, il paziente a rischio suicidario, la regola, e i ECT stanno bene, proseguono bene, fanno una vita normale, noi siamo felici, questi li chiamo i survivors. Questa è l'altra cosa che mi sono dilettato di fare per un po' di anni, 4-5, nella casa circondariale, nonché carcere di Brescia, dove ho messo su 500 ospiti, ne seguiva circa 300 e ne avevo messi lì 200, più o meno. Quello è un ambito, per esempio, in cui il saper vedere è fondamentale, perché vedi una persona che si squatta e si fa a pezzi, ma ti trovi il tipo che ti dice ma no, ma si taglia perché vuole uscire, ma come fai a pensare davvero che uno passi gli anni a tagliarsi in quel modo, a ridursi, a tagliarsi, insomma, a squartarsi in quel modo, e poi nel momento che prendevano il litio e ma qualche volta un pizzico di clozapina non si tagliavano più, ma chissà che strano. È stato un bel periodo. Dov'è qui il terzo anno che facciamo la nostra cosa, c'eravamo tanto amati, i miei amori, non dimentico i miei figli, anche fra poco dovrei avere i miei figli se mi sente guai, il terpeno cruciverante, il litio, che vabbè, per me è una grandissima passione, ho
tantissima gente che ha detto video, devo togliere il nome perché sennò cosa succede, cosa terribile, si vede il nome, però insomma Anafraelina e l'Eponax voglio dire, sono cose che io, altro che forget and drugs, ma avessimo quelle, che cosa facciamo ragazzi con pazienti gravi? Ricordo quando quella frase che dicevi tu stamattina, che diceva Fred Goodwin, che se uno non vuole, in realtà era più pesante della tua, di quella che quando tu diceva, lo senti due volte, diceva, vicino all'eutanasio, diceva, se uno psichiatra non sa usare o non vuole usare il litio, è meglio che cambi lavoro. Diceva così, non diceva, non si occupa di nessun bipolare. No, un po' più pesante, ecco. Dopodiché sentì qualcuno che diventò anche presidente della società della psichiatria dire, non ci costringeranno ancora a usare il litio nei bipolari, ecco, voglio dire, ecco. Presidente della SIM, può immaginare chi può essere, mio grande amico, no? Ecco, che succede adesso? Oh, io qua ormai sono stendo triste, Mi raccomando, se vado giù troppo, adesso sono un po' carico perché l'emozione sta con voi. Però se siete troppo triste, non mettetemi antidepressivi, per carità, che rischio di andare in mania definitivamente. Fatemi la te che sia finita, Questa è la cittadina qui, mio nonno partì nel 1899 per fare l'ufficiale di marina. Ci sto tornando spesso ultimamente e conto dal prossimo anno di andarci molto più spesso. Come vedete ne vale la pena.